Stavamo parlando del gelato di Maurizio. Io però volevo dire una cosa, perché tra pochissimo, a maggio, ricorrono i 25 anni da una delle cose più incredibili che vi sono capitate. Il 14 maggio di 25 anni fa, esattamente, Maria con Maurizio, come tutti sappiamo, è scampata a un attentato della mafia in via Fauro a Roma. Tutti chiediamo sempre, anch'io l'ho fatto a Palermo l'estate scorsa a Maurizio, ma in realtà non abbiamo mai chiesto a te. Tu eri su quella macchina. Io su quella macchina posso dirti che ho avuto paura per almeno 2 anni. Non si è fatto niente a nessuno in quella terra. Per fortuna sì. Quando è scoppiato questa bomba io intanto non l'avevo capito come prima partenza. Siamo scesi dalla macchina. Perché poi è arrivata una trave in mezzo tra me e lui. Io eravamo su questa macchina, eravamo io, lui e il mio cane. Io ho aperto la porta e ho liberato il cane, perché avevo il terrore che si fosse fatto male o che stesse succedendo qualcosa, quindi l'ho liberato per lasciarlo vivere. Poi sono sceso dalla macchina, ho visto che stavamo tutti bene. Abbiamo fatto l'autostop, ho ripreso il cane, abbiamo fatto l'autostop e siamo tornati a casa. Io ho pensato che fosse stata una caldaia che era scoppiata. E quindi ho telefonato a mia madre e mio padre e gli ho detto: se sentite qualcosa dicono è una caldaia. Quando mi sono resa conto, io per un anno, quando era l'orario, mi svegliavo, ero un grilletto, e poi mi sono sempre convinta che io avevo visto la persona che aveva azionato. Azionato il telecomando. A posteriori non ti dico se... Non è possibile, naturalmente. Io eravamo in macchina, quando stavamo uscendo, io vedo questo ragazzo che mi fissa e io fisso lui. Non lo riconoscerei mai. Fuori dal Teatro Parioli, sì. Dove lavorate per il Costanzo Show. Sì, sì, avevamo cambiato macchina quella sera. Quella sera lì, sì, il caso fortuito volle, sì, infatti, che cambiaste macchine. 4 secondi. L'attentatore, non capendo su quale macchina eravate, ha indugiato quell'indugio. Che poi magari era un ragazzo qualsiasi, però io mi convinse nella mia testa di averlo visto. E ho fatto ipnosi, non so se si può dire, perché non riuscivo più a dormire e pian piano ho ripreso una normalità. Tutte le macchine che vedevo, stabilivo che c'erano delle bombe, ho chiesto a lui di non occuparsi più di mafia, per un bel po' di tempo. Non se ne è occupato, ho promesso a mio padre che non sarei mai più salito in macchina con lui e non ci sono mai più salita. E è ancora adesso? No, non ci salgo, ma questa è una promessa che ho fatto a mio padre, l'ho sempre mantenuta. Se ti dico la verità, devo dirti la verità, io non... fossi lui non ne parlerei mai... Cioè, non so come lui a volte mi ha riparlato, io non avrei chiuso lì, ecco. Perché è un uomo coraggioso, perché quella è la sua vita, il suo mestiere. Sì, molto probabilmente chi fa il giornalista ha questa spinta, io no. Senti, torniamo alla televisione. Ti diverti di più a fare C'è posta per te o Amici? Sono due cose diverse. Beh, uno è un racconto, sì, sì. Emotivo, popolare. C'è posta per te, è un po' il mio cuore. Amici e sono le mie gambe. Quindi è difficile paragonarlo. Oh, ma siete severi, eh? Ieri sera ho visto un pezzo, ho visto sia te sono che Lilli, ho guardato tutte e due. Sono severi. Sono severi, sì. A Celentano è un po' severa. Quei ragazzi, sì, sì. Troppo. Era in diretta poi, quest'anno, quindi. Sì, se... Troppo. Troppo severa, sì. Però è bello che questi ragazzi abbiano voglia. Che cosa vogliono, peraltro? Chissà che cosa vogliono. Vogliono trovare un mestiere nella vita, come vogliono tutti. Ma è più passione o più mestiere? Ma guarda, io penso che vivere del proprio lavoro sia bellissimo, quando il tuo lavoro ti piace. E quindi che si provi a 18 anni a vivere di una passione è una cosa giusta. Quindi penso che cerchino quello in quel momento. Senti, noi ti abbiamo dedicato delle immagini, lo facciamo con tutti i nostri ospiti, spero ti faccia piacere. Certo. E a Maria De Filippo. Buonasera, buonasera e ben arrivati. Maria De Filippo. Allora, apro la busta. Apriamo la busta.
che faccio devo fare? Devo sorridere? Devo stare impassibile? Tina! Accettare, ci sono tre persone che dissentono dal tuo comportamento nei confronti di Gemma. E ha avuto un incontro ravvicinato, sì. E con chi? C'è un'astronave. Anche la signora Parodi. Ho pensato quante in questo momento pensassero per un attimo di poter essere tua moglie. Sean Penn. Guarda che parli. Ti accorgerai. Cioè, filmatela su di me. Sì, vabbè. Ah, come hanno detto, questo lo dico un'altra volta. Voglio dirti che hai vinto Amici, questo è il premio. Non c'hai niente tra le mani. Ma sì. Ti devi riposare, che perdi i colpi. Uno, due, tre. Questo è il mio posto naturale. Ecco. Ma Maurizio è un po' invidioso perché hai fatto Sanremo e lui no? No, 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 non è stato invidioso, assolutamente. No, neanche un po'. No. No, peccato. No, dico, era un'idea, capito? No, io penso che Sanremo va bene così. L'ho sempre... Così come? Perché così non vuol dire nulla. Così. No, nel senso, fai una volta, per me... Ah, cioè che Dio ha sbagliato a farlo altre cose. No, dico per me. Per no, però l'hai detto. Ho detto per me. L'hai detto. No, perché sembra che se non fai Sanremo, boh, non so, non va bene, no? Allora... ma come diceva la Carrà, meglio un capitombolo che non provarci mai, bisogna farlo. Infatti. Sì. Ha ragione la filosofia della vita. Una volta, io ho fatto una volta, io sono contenta così, contentissimo. Senti Maria, tu, io non so come ti sei... stata gentilissima a venire, mi dispiace ricompensarti con una cosa non esattamente piacevole. C'è Luciana che ti vuol salutare. È piacevole. Insomma. È una mia amica Luciana. Insomma, adesso te la posso chiamare? Certo. Tolgo la busta? Togli la busta. Luciana Littizzetto! Luciana Littizzetto! Ma sei proprio scema, Se esiste un Dio degli artisti, vorrei che quello lì prima o poi si vestisse da Mon Cheri, guarda. Ma che non c'entro? Non so, adesso arriva Moser, da cosa mi fai vestire da Cellino? Che c'entro io? Sempre io. Ma non te lo puoi portare, per piacere? Non c'hai un cane a cui dar da mangiare delle crocchette? Ma non avresti paura che poi a rimanere sola senza di me? Scusa. No, guarda, sarei proprio contenta. Voi due insieme. Lei fa il maschio alfa, tu fai il cirastino ai cipollari, guarda. Che scemunita. Senti, hai portato le caramelle da regalare a Maria? Sì, ho portato le caramelle. Volevo vestirmi anche da buca delle lettere, ma... Luciana! Ecco. Ma stai bene? Maria, stai bene? Stai un attimo qua con Luciana. Che... Ecco, arrivo, Guarda anche dietro, Maria. Ecco. Sono proprio caramella fatta e finita. Vuoi scartarmi? Ehi, vuoi scartarmi? Maria, questi sono per te. Grazie. Ecco. Senti. Dimmi. So che... Ma vedi quanto è stupida? No, ma pensa alla mia età. Voi almeno fate i fighi, i presentatori. Io sono congiata con le mie gambettine, come diceva, da caramella! Come diceva Arvore Abracardi, ma quanti anni c'ha? Maria, senti, so che... No, non riesco a togliere gli occhi di dosso a sta caramella. Ma te la puoi portare a casa, Ma vorresti, sì. Senti Maria, io so che tu canti anche. Io? Sì. Canti? Senti che voce. No? Non ho mai cantato in vita mia. Non è vero. E meno male. So che ti piace. Aspetta che mi impegno, entro nella parte. Meno malone. Aspetta Luciana, so che ti piace molto un cantautore italiano. Sì. Che si chiama Biagio Antonacci. Sì, molto. So che c'è una sua canzone. Sì. Che incomincia... Non canta. No.
Fai cantare Luciana. Senti, Sai quella canzone, Ma che vita? Ma che vita? Eh? Ma che vita? Dai. Sai quella? Biagio Antonacci, io so che tu lo canti. Tu di sì, sì. No, è vero. Sì. Quanta vita c'è? È ma quanta vita c'è? No, no, però così. Vita no. Insieme a te. Ma dobbiamo cantarle. Che ami. No, ma non così, non così. Cantiamola bene, quanta vita. Iris si chiama la canzone. Quanta vita c'è? Cantiamola un attimo bene, mai, Maria. Pensala, tu pensala, basta che la pensi. Ecco, la penso. Pensala intensamente. Pensala anche tu. Uno, due. Pensiamo. Tre. Quanta vita c'è? Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te. Per salutare Maria De Filippi, Biagio Antonacci! Ciao, grazie! Ciao, la caramella! Ringraziamo! Ciao, la vestita con il coppa incartata. Che bello, così ho modo di voler bene. È un modo di dire ti voglio bene a Maria, e questa è una bella cosa. Grazie. Maria, scartami. Ma io ringrazio di cuore Maria De Filippi. Grazie Maria. Salutami tanto Maurizio, grazie per essere stata qua. Grazie. Luciana esce? Luciana esce, certo, con te. Accompagni tu, Lucianina Maria. Grazie a Lucianina di Pizzetto.